Ciao a tutti, io sono Paolo, sono uno sviluppatore, soprattutto in ambito mobile, quindi sviluppo applicazioni per Android, per iOS e poi sviluppo anche per il web. Oggi sono qui per presentarvi come si può fare per sviluppare applicazioni per Android e iniziamo a presentare, inizio a presentarvi che cos'è Android, cos'è il mondo Android. Android è un insieme di software per dispositivi mobili, o meglio, è nato per dispositivi mobili, ma al momento si può installare praticamente su quasi ogni dispositivo. Potete installarlo sul vostro smartphone, ce ne sono molti in commercio, il tablet, su portatili, su dei mini PC. Su dei server esistono veramente moltissimi dispositivi su cui potete installarlo. È composto da un sistema operativo, quindi è composto dal kernel Linux e contiene delle applicazioni varie che potete usare, sono le classiche applicazioni che potete scaricare dai market e vari software middleware, driver e via dicendo. Lo sviluppo è iniziato nel 2005 ad opera di una società chiamata Android Inc., nata da Andy Rubin. In seguito la società Android Inc. è stata acquisita da Google, il colosso mondiale della ricerca online. Google, assieme ad altre aziende molto famose del calibro di Nvidia, Intel, HTC e varie, ha creato l'Open Insight Alliance, che è un comitato che si prefigge di creare degli standard aperti per il mobile. La prima versione di Android è stata annunciata nel 2007, ma è stata rilasciata effettivamente solo nel 2008. Giusto per raccontarvi qualche aneddoto, ultimamente Android sta subendo qualche piccola defiance, a partire per esempio da Andy Rubin, che è colui che ha inventato, insomma, Android, che è stato spostato da Google, dal progetto Android, ad altri progetti, sempre all'interno di Google. Oppure un altro che invece ha mollato è Ugo Barra, il vicepresidente dei dispositivi, della gestione e vendita dei dispositivi Android, che ha cambiato lavoro, è passato a Xiaomi, che è una ditta cinese che crea software, un software che è basato su Android, però si chiama MIUI. Infine, per esempio, posso citarvi Jean-Baptiste Couëroux, che era un CTO, un capo tecnico di AOSP, che è la versione open source di Android, quindi tutti i software che vengono rilasciati come open source finiscono nel progetto AOSP e anche lui ha abbandonato il progetto Android per andare a lavorare su Yahoo. Comunque, tornando ai dettagli, cioè tornando a Android proprio, ogni versione di Android, a parte le prime due 1.0 e 1.1, hanno un nome in codice e sono dei nomi di dolci. Come potete vedere, ogni nuova versione ha portato diversi cambiamenti. Ad esempio, sono stati introdotti i widget nella versione 1.5, oppure nella 2.3 è stato introdotto il just-in-time compilation. Nella versione 3 è stato introdotto un'interfaccia per tablet. E così via. La 4.3 l'ha migliorata, nella 4.2 poi è stato portato un progetto chiamato Project Butter che ha permesso di migliorare la fluidità del sistema operativo. La prossima versione dovrebbe chiamarsi KitKat. Google ha stretto un accordo con la Nestlé per chiamare il suo sistema operativo in questo modo. Ora viene una domanda spontanea: perché dovremmo scegliere Android come utenti? Non si legge. È un problema.
Vabbè, ve la leggo. Intanto perché avete a disposizione molti dispositivi su cui potete installarlo. Molti produttori creano dispositivi per tutte le tasche, per tutte le vostre, insomma, come preferite, il telefono, lo smartphone, il tablet, potete scegliere quello che vi pare. È molto personalizzabile. Per esempio, se avete, se non vi piace un particolare programma presente all'interno di Android, potete sostituirlo con altri presenti nel market o crearvelo voi. Ci sono i widget sullo schermo, che sono dei componenti che si piazzano sulla schermata principale e vi mostrano in tempo reale delle informazioni, solitamente. Supporta il multitasking reale, a differenza degli altri sistemi operativi in cui è limitato. Potete condividere la connessione, avete uno storage espandibile, a meno che non abbiate un dispositivo creato da Google, e lì è limitato. E potete trasferire i vostri file usando cavetti standard, mini o micro USB. Poi un altro punto di forza sono le app nel market. Ormai Android ha superato il predominio di Apple. Apple contava a giugno del 2013 900.000 applicazioni e oltre, mentre Android già a luglio ne superava il milione. Oltretutto, se a seconda del dispositivo che avete, per esempio se rilasciato ad Amazon, troverete un altro market che comunque è utilizzabile anche avendo un dispositivo normale. Un'altra domanda molto importante è: perché noi sviluppatori dovremmo scrivere applicazioni per Android? Mi spiace, non si legge bene. Intanto perché ci sono molti linguaggi di programmazione che potete scegliere. Il linguaggio nativo è Java e quindi è il linguaggio predefinito per lo sviluppo. Comunque potete sviluppare applicazioni in C, C++. Esiste un progetto delle librerie Qt che vi permette di creare applicazioni grafiche per il vostro smartphone in C++. Oppure potete usare Adobe Air, che è una sorta di Flash, Python, Perl, eccetera. Una differenza che invece si nota su iOS e Windows Phone, dove i linguaggi sono abbastanza limitati. Dovete scrivere in Objective-C o in C#, soprattutto. La documentazione è molto ampia per Android. È una classica Java doc, ma sono presenti tantissimi esempi per qualsiasi tipo di esigenza abbiate. E comunque esistono molti forum online dove potete cercare aiuto. L'SDK, cioè, o meglio, l'IDE, perché l'SDK è uno, l'IDE a disposizione, cioè il vostro programma con cui andrete a scrivere codice, voi potete scegliere tra Android Studio o Eclipse, che sono quelli supportati ufficialmente e gratuiti, oppure potete scegliere dei software comunque gratuiti o anche a pagamento, perché ce ne sono anche a pagamento, dove sviluppare. Potete sviluppare su qualsiasi sistema operativo, anche su Android. Esistono degli IDE appositi per Android per sviluppare su Android. Invece su iOS dovete usare per forza Xcode oppure comunque degli IDE di terze parti che sono comunque a pagamento. Ed è richiesto per Xcode Mountain Lion, che è la penultima versione di iOS, quindi dovete comunque pagare. Invece per quanto riguarda Windows dovete pagare cifre abbastanza esose, a meno che non utilizzate la versione Express, che è limitata, e dovete usare Windows 8. L'altro punto di forza è il costo del market. Costa $25, li pagate una volta e basta, mentre su iOS potete non pagare e provare l'applicazione solo sull'emulatore. Altrimenti, se volete pubblicarla o provarla su dispositivi reali, dovete pagare €80. Invece Windows Phone ha abbassato i prezzi e costa $20 all'anno, però potete caricare al massimo 100 applicazioni gratuite. Come vi ho detto prima, usiamo Java per sviluppare, ma non è esattamente Java.
Nel senso, quello che il programma che esegue il nostro codice non è la classica Java Virtual Machine, ma è un componente creato da Google, su cui sono nate anche varie controversie con Oracle, chiamato Dalvik Virtual Machine. Sfrutta un'architettura diversa rispetto alla Java Virtual Machine, per cui permette di ottimizzare il codice. Il codice è comunque compilato in bytecode Java e poi convertito nel formato DEX, che è quello utilizzato dalla Dalvik. Adesso andiamo a vedere come effettivamente sviluppare per Android, ma prima ci soffermiamo su qualche concetto fondamentale. Iniziamo dal manifest, che è il file che descrive la nostra applicazione. Fornisce un identificativo all'applicazione, che è lo stesso codice che verrà utilizzato anche sul market per accedere alla pagina dove c'è la nostra applicazione, quali sono i componenti da cui è composta l'applicazione e quali sono i permessi che l'applicazione, di cui l'applicazione ha bisogno per poter funzionare, oltre alle versioni su cui è compatibile. Questo è un esempio, si vede poco purtroppo, in alto, scusate, qui in alto abbiamo il package dell'applicazione, che è l'identificativo, la versione dell'applicazione, quali versioni di Android sono supportate e poi qui c'è le informazioni proprio sui componenti dell'applicazione. L'activity la vediamo fra un po', è il componente diciamo principale della nostra applicazione ed è in questo caso l'endpoint che viene lanciato quando noi clicchiamo sull'icona dell'applicazione. Questo viene indicato perché qui c'è scritto launcher ed è l'activity main. Questo significa che il sistema operativo sa che quando io clicco sull'icona dovrà cercare quella, cerca quell'activity con quei particolari informazioni e la avvia. Vi ho nominato l'activity, che cos'è esattamente? È praticamente il concetto di una schermata di una nostra applicazione. Ogni applicazione è formata da una o più activity e sono collegate tra di loro tramite un intent. E poi vediamo cos'è. Questo è il ciclo di vita di un activity. Cosa succede? Quando noi apriamo un activity, vengono chiamati in cascata i metodi onCreate, onStart, onResume della nostra activity. Una volta che onResume ha finito, la nostra activity è in funzione e noi possiamo inserire i nostri listener e agganciarli ai widget sullo schermo. Quando dobbiamo mandarlo in pausa, perché magari torniamo alla schermata principale del dispositivo, o perché cambiamo activity, l'activity chiama il metodo onPause. Quando poi torniamo veramente all'home screen, verrà chiamato anche onStop. Quindi da questi stati, perché questo è un meccanismo a stati, poi torniamo da onPause, verrà richiamata onResume. E quindi l'activity è in esecuzione. Se siamo onStop, viene richiamato onRestart, poi start e resume, e l'applicazione è di nuovo in funzione. Quando il sistema ha bisogno di liberare memoria, di svuotare perché magari abbiamo esaurito la memoria o abbiamo finito le risorse e comunque non serve più, verrà chiamato il metodo onDestroy. Allora, vi ho nominato gli intent. Gli intent sono un concetto astratto che indica a un activity qual è l'operazione che deve eseguire. Quindi io creo un intent, lo lancio e dico a un altro componente, non solo a un activity, di eseguire una certa operazione. I broadcast receiver invece sono i componenti che ricevono l'intent e lo elaborano. Qui giù ho messo un esempio, in una classe ho messo un intent che viene lanciato, in un'altra classe ci sarà un receiver che lo legge semplicemente. È un concetto un po' particolare, ma lo vediamo fra poco via codice. Un'altra cosa importante sono i fragment.
è una porzione di interfaccia utente, è più o meno come un activity, infatti anche un ciclo di vita molto simile come quello che abbiamo visto prima, però la differenza è che permette di creare interfacce da tablet, nel senso che permette il riuso di codice, e quindi se io creo due fragment in cui uno c'è una lista che cliccando su un elemento della lista mi apre un dettaglio, su smartphone normalmente lo vedrò così come c'è qui a destra, e quindi vedrò prima la lista, cliccando vedrò il dettaglio, mentre su un tablet normalmente vedrò la lista e a fianco un dettaglio. Utilizzando un activity questo è abbastanza difficile senza duplicare codice, mentre utilizzando i fragment è molto più semplice, perché componiamo la vista tramite XML e introduciamo a runtime, quindi quando l'applicazione è in funzione inseriamo l'oggetto nella vista. Multithread. Alcune applicazioni non necessariamente hanno bisogno di un'interfaccia grafica, e quindi possiamo eseguire del codice lato in background senza bloccare l'interfaccia utente. In questo caso abbiamo varie scelte: o possiamo usare i service, che sono dei componenti tipici di Android e che permettono di eseguire codice in background a priorità elevata, quindi se il sistema ha bisogno di liberare risorse difficilmente li eliminerà, oppure possiamo usare i thread classici, però questi verrebbero chiusi se il sistema ha bisogno di risorse. Un'altra cosa fondamentale sono le risorse. Risorse, io parlo di resource, nel senso abbiamo una classe resource dentro Android che viene compilata in automatico, viene creata in automatico. Queste risorse comprendono immagini, testi, il layout della nostra applicazione e componenti grafici in generale. Sono accessibili tramite una classe R, che viene generata in automatico. R sta per resource, appunto. Come ho detto, abbiamo i layout, che sono degli XML che descrivono la nostra interfaccia grafica. I drawable sono dei componenti visualizzabili, possono essere sia degli XML che delle immagini. E poi ci sono gli asset. Gli asset sono dei file di qualsiasi tipo, possono essere video, file di testo, qualsiasi tipo, però non sono accessibili tramite la classe R, ma bisogna accederci per path all'interno della nostra applicazione. Android esegue ogni applicazione in una sandbox, quindi se voi scrivete un'applicazione e volete che questa possa uscire, tra virgolette, nel mondo esterno, per esempio usare la rete, internet, dovrete indicare nel manifest che dovete usare la rete internet, altrimenti vi verrete bloccati. Questo perché? Questo permette agli utenti che installano la vostra applicazione di decidere se fidarsi o meno del vostro codice, soprattutto se scrivete codice closed. Perché mettiamo il caso che la vostra applicazione richieda di poter inviare SMS, però il suo punto di forza è quello di farvi ascoltare una radio. Che senso ha? Nessuno. Evitate quindi di mettere troppi permessi e a caso in una sola applicazione. Cerchiamo di vedere un pezzettino di codice e vi faccio vedere l'IDE che usiamo adesso. Spero che si veda, sì. Io sto usando Android Studio, ma potete usare tranquillamente Eclipse o uno degli altri IDE a disposizione. Qui ho un progetto già pronto per fare prima. Non è nient'altro che un progetto base creato facendo new project dal vostro IDE. Impostate quali sono le informazioni della vostra applicazione, quindi il nome, un module name che vabbè è opzionale, ve lo calcolo in automatico, il package name che deve essere univoco per rispetto alle altre applicazioni, di solito si mette invertendo un indirizzo internet
Quindi se avete un indirizzo example.com, di solito si mette com example e il nome dell'applicazione. Decidiamo dove piazzare il codice e quali sono le versioni di Android compatibili. Quindi adesso vi faccio vedere, per esempio, io posso scegliere dalla 1.0 fino all'ultima versione disponibile e decidere il target SDK, cioè qual è la versione di Android su quale voglio compilare il mio codice. Poi, andando avanti, mi chiederà alcune informazioni, tipo se voglio, per esempio, già un'interfaccia per tablet mezzo pronta, in modo da semplificarmi il lavoro. Adesso non lo mando avanti perché ci mette un po' a creare il progetto. Comunque questo è un progetto vuoto, appena creato, e come possiamo vedere mi ha creato un activity, dove dentro c'è già del codice di prova, quindi potremmo anche già lanciare l'applicazione così. In questo caso abbiamo il metodo onCreate che richiama setContentView. SetContentView decide qual è il layout del nostro della nostra vista. Questo layout activity main sta dentro il resource qua dentro. Lo apro, vediamo se ce la fa. Che non è altro, come potete ben vedere, che un XML che descrive come devono essere visualizzate le informazioni. In questo caso abbiamo scelto, cioè Android ha messo in automatico un relative layout, che è un layout che permette di mettere i componenti in maniera relativa tra di loro. Quindi se io mettessi un'altra text box, un'altra label, diciamo, una text view, potrei decidere di piazzarla rispetto a quella che c'è già, dicendo piazzati sotto quella distante tot, distante una certa lunghezza. Questo adesso non ci interessa, però è un metodo per creare un menu in automatico. Vediamo se qui ce l'abbiamo anteprima. Di solito si piazza qui il menu dell'applicazione. Ok, proviamo a scrivere un hello world normale, semplicissimo. Come possiamo ben vedere, Android ci è venuto incontro, ci ha già scritto un qualcosa, però sarebbe troppo semplice e facciamo così. Possiamo anche comporre il nostro layout graficamente, quindi per esempio io trascino un pulsante. Aiuto, cosa mi sta mettendo? Pulsante. Ho creato un pulsante. Come potete notare mi ha messo direttamente un XML e gli ha dato un ID. Questo serve per accedere al lato codice a questo oggetto. Quindi andiamo sul nostro codice e proviamo a trovare il nostro elemento grafico, quindi il nostro pulsante. Scusate. Ok, find view by ID. Questa funzione ci permette di trovare tramite un ID, non che scriviamo noi l'ID, la stringa, ma accediamo tramite la classe R, e quindi ci permette di accedere al nostro componente, quindi R, ID, button, eccolo qua. Per esempio noi vogliamo mettere un listener su questo pulsante, fare qualcosa quando viene premuto. Quindi mi creo una variabile, button. Ok, si lamenta perché? Perché findViewById mi restituisce un oggetto view. View è la classe madre di tutti i componenti grafici che vediamo sulle nostre applicazioni. Quindi se io voglio accedere ai metodi di button devo fare un cast. Ok, adesso che abbiamo il nostro pulsante possiamo mettere un listener set onClickListener. New onClickListener. Quindi quando verrà premuto il pulsante verrà scatenata questa funzione. E per esempio mostriamo un messaggio. Utilizziamo la classe Toast.
Oltre ai dolci ci sono anche i toast. E quindi dobbiamo passare il contesto dell'applicazione, che non è nient'altro che un riferimento all'activity, in questo caso, semplicemente, e il testo da mostrare. Ciao. E poi dobbiamo dargli una durata. Possiamo scegliere o long o short, sono due costanti e vi dicono semplicemente per, se volete, per un tempo breve o un tempo più lungo. Punto show. Ops. Se io adesso lancio l'applicazione, con un po' di fortuna dovrei riuscire a vederla nell'emulatore. Vediamo un po'. Vediamo se nel frattempo che lui compila posso spiegare qualcos'altro. Sì, le risorse. Come possiamo vedere, le risorse sono organizzate in cartelle. Abbiamo le drawable divise in base alla risoluzione del nostro dispositivo, quindi possiamo definire immagini diverse a seconda della risoluzione. Come possiamo vedere, c'è un'icona diversa a seconda della dimensione dello schermo. Il layout e anche le altre cartelle possono ottenere questi modificatori. E ci sono i modificatori anche, ecco qua, lanciamolo sull'emulatore. Forse. Ci sono dei modificatori anche per la versione di Android. Per esempio, voglio che dalla versione 11 in poi vengano usate certe stringhe invece di altre, e dalla versione 14 in poi ancora delle altre ancora. SV600DP e SV720 le vediamo fra un po' quando parliamo di tablet. Quindi abbiamo la nostra applicazione in funzione. Se io premo sul pulsante vedo il messaggino. Un altro esempio con gli intent, invece, io creo velocemente un'altra activity. Allora, un'altra activity, chiamiamola così, layout name, vabbè, diciamo così. Nuova classe activity2, facciamo estendere da activity, e anche qui mettiamo il nostro onCreate. Quindi abbiamo una seconda activity da chiamare. Set content view. Per esempio adesso gli do la stessa per semplicità. Come si chiama activity main? Quindi io adesso, per esempio, metto un altro pulsante qui. Button. Che non mi trascina. Giustamente, non ne vuole sapere. Sostituiamo quello che c'è adesso. Creiamo un intent. Intent i, new intent, perché mi vuoi suggerire l'integer che non interessa? Ok, abbiamo creato un intent e gli dobbiamo dire che cosa deve fare. Gli diciamo, passandogli ancora una volta il contesto, main activity this, e la classe da chiamare. Quindi in questo caso gli passiamo direttamente la classe perché fa parte della nostra applicazione. In altri casi possiamo passare una stringa che lui andrà a cercare tra tutte le applicazioni installate nel dispositivo per verificare se qualcuno può aprirlo. E poi facciamo start activity i. Rilancio. Quindi la seconda volta il pulsante non dovrebbe funzionare, anche se la grafica è la stessa. Ok, vabbè, ci mette un po'.
Il PCE è piantato, lo vediamo fra un po'. Vediamo un po' come possiamo far girare le nostre applicazioni su più dispositivi, perché questo è il nostro target. Un'applicazione se gira solo su un certo tipo di dispositivo, su un numero ristretto di dispositivi, è un po' frustrante, soprattutto per gli utenti. E quindi dobbiamo stare attenti a risoluzioni differenti, hardware a disposizione. Per esempio, ci sono dispositivi che non hanno il 3G, per esempio il mio tablet non ha il 3G, ha solo il Wi-Fi, e quindi se io mi affidassi solo alla rete 3G, ovviamente lì non funzionerebbe. Esistono versioni di Android diverse, esistono nuove API ad ogni versione di Android, alcune vengono invece deprecate, e ci sono anche dei nuovi widget grafici che possiamo utilizzare. Forza. Iniziamo a vedere come riconoscere la versione del nostro sistema operativo. Utilizziamo la classe build. Build contiene due classi importanti, chiamate version e version codes. Version contiene le stringhe della versione corrente del sistema operativo, quello che stiamo utilizzando in questo momento. Version codes invece contiene un elenco delle versioni dei sistemi operativi che noi possiamo andare a confrontare. Per esempio, qui sotto ho messo che se la versione attuale del sistema operativo su cui sta girando l'applicazione è uguale o superiore a Jelly Bean, farà eseguire il codice all'interno della prima parte dell'if. Negli altri casi userà la parte che è presente dentro l'else. E invece, per quanto riguarda l'hardware, possiamo utilizzare diverse classi. Per esempio, se abbiamo bisogno di sapere su quale rete siamo connessi, Wi-Fi, 3G, LTE, possiamo utilizzare la classe Connectivity Manager. Qui sotto vi ho messo un piccolo esempio per verificare se io sono connesso alla rete Wi-Fi o meno. Come possiamo vedere, chiamiamo Connectivity Manager e gli chiediamo di darci le informazioni sulla rete della rete Wi-Fi. Se l'oggetto è nullo, significa che non abbiamo proprio il dispositivo Wi-Fi, quindi non può utilizzare Wi-Fi. Se invece restituisce un oggetto valido, verifichiamo di essere connessi. Se invece dobbiamo verificare la presenza di certi sensori, utilizziamo il Sensor Manager. Anche in questo caso chiediamo una lista, in questo caso però chiediamo una lista di sensori. In questo caso, per esempio, io chiedo una lista di sensori di tipo accelerometro e verifico se la lista è vuota. Se è vuota significa che non ho un accelerometro. Se mi restituisce un oggetto, allora ho un'astrazione di una classe, un'astrazione di un componente hardware che posso accedere tramite una classe. Gestiamo anche l'orientamento del nostro dispositivo. Ovviamente è brutto vedere un'applicazione che è bloccata in verticale se voi siete abituati a tenere che solo il tablet in orizzontale, e quindi dobbiamo gestire l'orientamento tramite le directory di Resource, come abbiamo visto prima, e possiamo usare i modificatori port e land, port in verticale e land in orizzontale. Non è sempre necessario definire tutti i casi, in alcuni casi potete lasciar fare al sistema operativo che si comporta abbastanza egregiamente. Per esempio, se usate una lista, questa in automatico verrà espansa. Possiamo comunque verificare l'orientazione attuale tramite codice. Quei modificatori di cui vi ho parlato prima, che erano già presenti nel nostro IDE, erano SV600DP e SV720DP. SV rappresenta smallest width, la larghezza minima, più piccola. Significa che quando una delle due larghezze, cioè quella più piccola delle due, è di 620 dp, dp è un'unità di misura di Android, significa dependent pixel, perché dipende dalla densità dello schermo,
Quando ho un 620, 600 dp significa che sono su un dispositivo da tablet da 7 pollici in su. Se ho un 720, ho anche uno smartphone da 7 pollici in su, non so se esistono, mi sono perso. Mentre i 720 sono i tablet da 10 pollici in su. Un piccolo trucco che vi posso suggerire di usare è definire una risorsa booleana per verificare se, quando utilizziamo la nostra applicazione, per sapere se siamo in modalità tablet o meno. E quindi, che so, mettiamo dentro booleans una risorsa chiamata isTablet e la mettiamo a false. Poi in values sv600dp creiamo ancora un booleans con isTablet a true. Quando al lato codice andiamo a verificare questa variabile, se siamo in automatico, se siamo su un tablet, troveremo un valore booleano true. Quindi, su tablet dobbiamo cercare di sfruttare appieno lo spazio che abbiamo a disposizione. Utilizziamo il layout multipane, quindi cerchiamo di mettere una a fianco all'altro le viste, ovviamente se hanno senso. Oppure ipotizziamo una diversa disposizione degli elementi grafici. E oltretutto cerchiamo di riutilizzare il più possibile il codice sfruttando i fragment. Attenzione, ve lo ripeto, non tutti i dispositivi hanno la stessa dotazione hardware. Non tutti hanno il 3G, alcuni hanno la tastiera fisica, altri fanno cose esoteriche, ognuno ha le sue caratteristiche. Vi faccio un piccolo esempio di applicazioni che potrebbero sfruttare meglio lo spazio. Ve ne presento due. Una è Twitter, che il tablet è presentata così, ha una mega lista gigantesca in verticale, almeno non è bloccata in verticale questa applicazione, e spreca un po' lo spazio in effetti, potrebbe usarlo meglio. Io ho provato a fare un'ipotesi, ho fatto un disegno, e per esempio possiamo sfruttare meglio lo spazio creando sulla destra, spostando più sulla destra la lista e mettendo sulla sinistra le tab, per esempio, e un'informazione su chi è attualmente autenticato sull'applicazione. È un'ipotesi, questo è un disegno, non lo trovate, l'ho fatto io in poco tempo, ma giusto per darvi un'idea di come si può cambiare un'applicazione sfruttando lo spazio a disposizione. Un altro esempio è questa applicazione qua, AirDroid. È una comodissima applicazione per trasferimento di dati, per leggere gli SMS tramite il vostro browser del PC. Questa ha il difetto di essere bloccata in verticale, cioè se siete con un tablet e voi usate il tablet normalmente in orizzontale, dovrete girare il dispositivo per vedere la dritta. Questa avrebbe bisogno di un restyle totale dell'applicazione, perché è completamente bloccata così. Vediamo se qui è partito, così facciamo vedere questo, perché più o meno ci siamo. Magari vediamo qualche altro dettaglio in codice. E quindi abbiamo messo qui un intent, abbiamo creato un intent che viene creato alla pressione del pulsante e avvia una seconda activity. Se ho fatto tutto bene, spero, la seconda volta che premo il pulsante, a parte vedere l'animazione, non dovrebbe succedere più nulla. Quindi, bene, capita. Vediamo cosa è successo. Qui l'IDE vi permette di verificare che cosa è successo nella vostra applicazione, e come possiamo vedere lui mi dice unable to find explicit activity class. Questo perché io non ho dichiarato la nuova activity nel manifest. Siccome Android si basa su quel file XML per decidere cosa c'è dentro l'applicazione, non trovando all'interno di quel file la mia classe, mi dice no, non la puoi usare. Aiuto, come lo riporto giù.
e quindi aiuto, si è bloccato. Non riesco più a portarlo giù. Ecco qua, vai via. Via. E quindi io devo dichiarare qui nel manifest adesso. E facciamo activity e diamo un name. Il name è il nome della classe. Qui vediamo due modi per far conoscere la nostra activity ad Android. Uno è dare il path completo, compreso di package. L'altro è mettere un punto e praticamente continuare dal package che è dichiarato qua su. Quindi se io inizio con un punto, Android sa in automatico che dovrà cercare com example myapp.activity2 in automatico. Quindi anche questo pezzo lo posso togliere perché è comune. Potrebbe essere così. Come vi ho detto prima, questi due, main e launcher, indicano uno che questa è l'activity principale. E launcher indica che quando io premo l'icona nel launcher di sistema, lui cercherà una activity che risponde a questo intent. Ok, adesso se provo a rilanciarla, ci metterà una vita anche adesso, suppongo. Quindi qui oltre alle activity possiamo definire anche non mi dà suggerimenti, però come vi ho fatto vedere prima, qui i fragment non vanno dichiarati nel manifest, questi li vedo in automatico, però dobbiamo indicare i service perché activity e service sono potenzialmente raggiungibili da applicazioni terze, mentre i fragment sono ad uso esclusivo della nostra applicazione. Quindi voi potete, tra virgolette, esporre un servizio per altre applicazioni nella vostra applicazione. Ad esempio, un'applicazione famosa è Barcode Scanner, che è un'applicazione che serve a fare la scansione di QR code o di codice a barre, che mette a disposizione un broadcast receiver, quelli che abbiamo visto prima, che ricevono degli intent e che poi rispondono con il testo che è stato scansionato dal codice a barre. Quindi io chiedo al sistema operativo, qualcuno mi può dare, mi può leggere un codice a barre dalla mia applicazione, volgarmente diciamo così, questa applicazione per esempio risponde poi con alla mia applicazione con il codice letto dal codice a barre. Ok, rilanciamo questo. Quindi comunque è importante indicare nel manifest, a parte perché non li vedrebbe anche all'interno della stessa applicazione, ma poi per fare in modo che altre applicazioni possano vedere i vostri componenti. E quindi vediamo l'animazione un po' scattosa di avvio della seconda activity, e la seconda volta il pulsante non fa niente perché nella seconda activity io non ho messo listener. Ok, va bene, io ho finito qui. Se poi voi avete domande, sono a disposizione. Vi consiglio di farle adesso perché poi me devo fuggire. Quindi non mi trovate fuori. Dimmi. Sì, ci sono delle applicazioni. Allora, la domanda è se esistono delle applicazioni che indicano qual è, insomma, l'hardware del mio dispositivo. Questo, giusto? Esistono sì delle app che vi elencano tutto l'hardware installato sul dispositivo. Esistono, ce ne sono parecchie sul market. Adesso non so neanche se ce ne sono installate. Mi pare una si chiama Phono
o qualcosa del genere con la PH. No, non ce l'ho neanche installato, adesso. Forse non è Fono, ma è qualcosa del genere, però. Ovviamente mi sto confondendo con un'altra applicazione. Siamo lì, però nel caso lo posso elencare più tardi, anche nelle slide posso lasciare qualche riferimento a qualche app se vi serve. Qualche altra domanda? Dimmi, tranquillo. No, come ho detto prima, puoi sviluppare su qualsiasi sistema operativo preferisci. Puoi sviluppare su Windows, puoi sviluppare su Mac, puoi sviluppare dove ti pare, anche su Android. Il codice è uguale. Il codice è uguale, perché il codice gira su Android, non gira su tutto il sistema operativo. Questo è emula... Scusa. Hai detto che esiste anche un compilatore che gira su Android. Esatto. C'è un IDE che si chiama AIDE, A-I-D-E. C'è una versione limitata, potete usare poche classi ed è gratuita. Poi se volete potete scaricare la versione completa e sviluppare tranquillamente sul vostro tablet, sul vostro smartphone, un po' scomodo sullo smartphone. Se avete una tastiera sul tablet si può, senza problemi, a parte la tastiera piccola. Beh sì, considera anche le risorse limitate di un dispositivo mobile, quindi per forza è limitato anche graficamente. Il disegno di layout non è certo come questo. Non è così dettagliato, questo è quasi pari a quello che si vede sull'emulatore e sul dispositivo. Su questi IDE vedi qualcosa di un po' più schematico. Questo è Android Studio. E c'è anche su Windows. Esatto. Io sto usando la versione per Linux, però c'è per Windows e Mac. Se non vi piace Android Studio, potete usare tranquillamente Eclipse. Potete usare IntelliJ IDEA, che è il software su cui si basa Android Studio, che so, magari avete comprato la versione a pagamento di IDEA e quindi tranquilli. Potete usare anche quello. Ce ne sono anche altri comunque. Io non, se ne elencavo tutti avrei fatto una slide solo di quello. Ok, posso così? Va bene, grazie mille.